Non ti sto minacciando, ma avrei voluto minacciare Amazon e anzi probabilmente li avrei minacciati se non fosse arrivata oggi. Benvenuti nel video unboxing molto artigianale della Collector di God of War, filmato gentilmente da Elisa, se vuoi salutare con la mano. Poi, niente, ok. È un momento importantissimo perché sigla quello che è ufficialmente l'inizio di una nuova avventura e la fine di un viaggio durato 4 anni, ovvero l'attesa di questo Ragnarok. Non voglio perdere tempo perché purtroppo il gioco lo devo scaricare, perché quindi insomma sono dei geni, hanno pensato bene di fare le edizioni da collezione senza il formato fisico dentro. È un po' ingombrante. Oh Cristo, eccola qui, allora. Eccola qua, bam! Noto subito che è ammaccata, quindi ha preso anche dei colpi, ma se posso essere completamente onesto, non avevo minimamente intenzione di tenerla dentro questa scatola. Preciso, è la Collectors, ancora i sigilli, non è la Jotnar, perché se avete visto il video di GameStop saprete che la Jotnar è andata a pochi fortunati. Forse potremmo addirittura dire a pochi raccomandati. Allora, un'apertura inusuale, veramente inusuale, tant'è che non capisco come debba essere aperta. Scorre di fianco, non lo so, no. Eccola qui. Oh. Vabbè, vengo di lì, dai, se no non me la godo neanche. Allora, vieni vicino. Questo praticamente sarebbe la replica di uno degli altari presenti all'interno del gioco. E il tetto. Ok, siamo tra i fortunati che effettivamente hanno il gioco, perché ad alcuni non è arrivato. Abbiamo... Sai che non mi ricordo cosa c'è dentro? Ah! Dadi. Non so bene che cosa servano onestamente i dadi, soprattutto a me. Però vabbè, poi abbiamo 2 statuette. Le vedi bene. E ovviamente, ragazzi, io non ho comprato la Collector per nessuna di queste cose, zero. Io l'ho comprata per una cosa e una soltanto, oltre ovviamente al gioco. Madonna, quant'è grosso! Ed è per lui, vero Mjolnir. Bestia! È molto solido. Qui c'è questo laccetto che non capisco a che cosa serva. Aspetta che lo leviamo. Eccolo qui, via. Eccolo qua. Allora, questa è la replica non in scala 1 a 1 di Mjolnir. Devo ammettere che dai video sembrava fatta peggio, ma più che altro mi sembrava più piccola. Mi sembrava molto più piccola. È abbastanza grande, considera le dimensioni. E basta, raga, che vi devo dire? Personalmente sono molto contento perché sta Collector l'ho aspettata come poche altre. Materiale sì, direi che comunque è PVC. Questo non so se sembra simile pelle, penso sia una pelle sintetica che avvolge il manico del martello. E sono veramente contentissimo, non vedo l'ora di andare a giocare. Ora lo mettiamo a installare e ci rivediamo poi tra un'eternità, perché sparirò probabilmente dal canale, perché il poco tempo che ho a disposizione lo impegnerò per giocare. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.